Una nuova puntata del Portavoce giovedì sera. Avrò ospiti Giuseppe Resta e Crocifisso Aloisi, che sono i responsabili del Comitato per la tutela del territorio e della salute, e un avvocato di Nardò, Paolo Gaballo, tutte e tre persone interessate alla grossa questione dell'amianto. Un problema che è scoppiato da un momento all'altro. Nella sorpresa generale sono stato io il primo a sorprendermi e così tutti i cittadini di Calatone, che dopo aver quasi archiviato il problema della centrale a biogas, che peraltro non è ancora da considerare archiviata, si sono trovati di fronte a un problema ancora più grosso. Si pensava a una nave che avrebbe scaricato a Calatone, nella discarica di Vignali Castellino, un imprecisato quantitativo di amianto proveniente forse dalla Sicilia. Bene, l'amianto continua a essere riversato sempre nel nostro territorio, nessuno riesce a fermare le teorie di camion che quotidianamente giungono nei nostri territori. C'è un problema grave che ha creato un allarme molto sentito tra le popolazioni delle due cittadine di Galatone e di Nardò. È nato questo comitato, comitati sono nati anche a Nardò, sono in allerta associazioni ambientaliste. Ebbene, di fronte a questa situazione di allarme conclamato, si assiste a una sconcertante passività da parte dei sindaci delle due cittadine. I sindaci prendono tempo, cercano di giustificarsi, fingono di interessarsi, probabilmente, e in effetti sul piano pratico non vediamo nulla di concreto a tutela appunto dell'interesse della salute e della salute anche dei territori. Questa puntata vuole scavare dentro alle questioni, individuare le responsabilità. Quali sono le responsabilità dei due sindaci, del sindaco Nisi e del sindaco Risi di Nardò? Le responsabilità del consiglio provinciale, del presidente della provincia? Come mai i consiglieri provinciali non erano a conoscenza di determinate delibere, di determinate decisioni dell'organo del quale fanno parte? Com'è che erano all'oscuro di tutto i consiglieri comunali di Nardò e di Galatone? Perché è stata tenuta all'oscuro la cittadinanza di Galatone, la cittadinanza di Nardò? Com'è possibile pensare di ampliare in una maniera abnorme una discarica che deve servire soltanto a ripulire il territorio di queste due cittadine, tutt'al più della provincia salentina? Ci sono tante questioni. Le procedure sono state rispettate? L'avvocato Gaballo ha più di qualche dubbio. I rappresentanti del comitato hanno più di qualche dubbio, molti cittadini nutrono serie preoccupazioni. La puntata vuole cercare di scavare a fondo e di dare delle risposte. Sono certo che la preparazione delle persone, l'interesse e la ricerca che stanno costantemente effettuando, sia l'avvocato di Nardò che i due amici di Galatone, daranno un contributo importante di conoscenza per la cittadinanza. È una puntata dedicata ai cittadini di Galatone e di Nardò. È una puntata che deve mettere a nudo le pecche di questi nostri amministratori che sembrano ignorare quelli che sono i legittimi diritti dei cittadini, il diritto di sapere, il diritto di essere a conoscenza, di poter far sentire la propria voce, il diritto di far pesare le proprie valutazioni, il proprio diritto alla salute e il diritto di essere parte di società che sono oggettivamente, costituzionalmente democratiche, però che per tanti motivi molte volte non lo sono. Quindi a giovedì cercheremo di dare risposta con la collaborazione degli ospiti, appunto, a tanti quesiti, a tante domande, alcune delle quali, appunto, ho cercato di far riferimento. Buonasera, arrivederci a giovedì.